è bello fare del cinema, anche se lì da imputato c'è qualcuno che crede di essere nel cinema muto. È bello fare del cinema, ma piuttosto che sparare siamo rimasti nascosti a guardare, a guardare cos'è che ci aspetta alla fine del tunnel, dei riflussi riflessi su certi pacchetti di Camel. Questo film fu fatto in praticamente tutta Roma in poche settimane, con molta cura dal punto di vista della produzione, della fotografia, dei costumi. È un film che io amo moltissimo, anche perché ho avuto la possibilità di rivederlo nella sala di Perla del Festival di Venezia nel 2004, quando presentata da Tarantino e da Gio Dante, fu fatta questa rassegna del cinema italiano, Master B, non so come si chiamava. E io scelsi questo e ero seduto accanto a Tarantino e a Gio Dante. Allora ero molto spaventato, perché lo vedrete, ma non voglio anticipare. A un certo punto, verso la fine, c'è un colpo di scena che, quando il film venne presentato a Roma al Cinema Fiamma, è il numero uno di... quando arrivò a quel punto lì, la gente si alzò in piedi con una standing ovation, non era mai stata fatta nel film durante la proiezione. Allora io ho detto, ora qui aspettiamo, quando arriviamo, gli ho detto a mia moglie, era sotto accanto, aspettiamo, quando arriviamo a quella scena, se vedi un applauso, bene, se no ce la filiamo al buio e ce ne andiamo all'albergo. E devo dire che si è ripetuta questa cosa, spero che anche stasera l'apprezzerete. E io ho pensato di non andare più sul set, perché il set è una cosa che ammazza, ve lo dice uno che ha fatto film dei cannibali in mezzo alle giungle, in Amazzonia, in Paupasia, che si è proprio ammazzato, per cui a quest'età, con la pressione alta, eccetera, ho deciso di ritirarmi. E ho pensato però di continuare la mia attività cinematografica con la scrittura, perché questi libri prendono come soggetto, come tema, il cinema cosiddetto dei telefoni bianchi, il cinema italiano del periodo fascista. E quindi ho cominciato con Delitti a Cinecittà, che si svolge durante le riprese nel 1940 del famoso film La Corona di Ferro. Poi il secondo, Terrore ad Harlem, che secondo me è il migliore della trilogia, invece comincia durante l'inverno del 1943, quando l'Italia ormai era sconfitta. Per risollevare il morale degli italiani, Mussolini dette ordine alla cinematografia di regime di produrre un film anti-americano che risollevasse il morale della popolazione. E questo film si intitolò Harlem. Fu diretto dal regista Carmine Gallone, un vecchio signore che veniva dal muto, ed era ambientato a New York negli anni 30, dove si trasferiva un personaggio interpretato poi da Massimo Cirotti e veniva coinvolto in un'ascesa come pugile fino ad arrivare a combattere contro un negro. Allora il problema che si pose il povero Gallone, al quale avevano dato tutti i mezzi, avevano costruito il Madison Square Garden di New York, tutto un teatro, spendendo l'ira di Dio di soldi, però doveva avere almeno 200-300 comparsenieri che facessero i supporters del pugile negro. E dove le trovavi in piena guerra nel 1943 i negri a Roma? Allora che cosa fecero le autorità fasciste? Li presero tutti dal campo di prigionia di Fara Sabina e portarono questi poveri negri a fare le comparse, ricompensandoli col cestino, con un pacchetto di sigarette, un qualche calcio di sedere, eccetera. Il terzo, Morte al Cinevillaggio, racconta invece l'agonia del cinema fascista dei telefoni bianchi. Con Johnny Huston io ho avuto delle soddisfazioni che nella vita è difficile avere, e io ho dovuto fare una scena, inventarmela, quella scena in cui lui esce da quella specie di locanda dove cantano tutti, no? E i soldati, esce perché vede sulla riva del mare il rovero, gli si avvicina e recita tutta la poesia di John Donne, eccetera. Alle 2 del pomeriggio andammo sulla spiaggia di Santa Monica, era piena di turisti e di bagnanti,
con l'altoparlante, il direttore produzione americana, disse di sgombrare la spiaggia, se ne andarono via tutti tranquilli, noi mettemmo i segni per terra degli movimenti degli attori. Voi sapete che gli attori si devono muovere per stare nel fotogramma, come il regista l'ha messo, andando ai segni che sono fatti quando gli interni con il gesso, gli esterni sono fatti con pezzi di legno, eccetera. Allora provammo questa scena dalle 2 alle 5, perché il produttore, l'operatore mi disse: guarda, hai un quarto d'ora, 20 minuti. E siccome lui non solo è una persona anziana, Johnny Houston, ma non è un attore, allora non sapevamo come fare, e disse: guarda, abbi pazienza, dalle 2 del pomeriggio ci mettemmo a ripassare le battute, mia moglie faceva la script, l'aiutava, eccetera. Poi arrivammo al punto e l'operatore disse: si può girare alla svelta, però mi raccomando. Allora io li misi accanto e feci un totalino dove si vede a destra del fotogramma Johnny Houston, a sinistra Lovelock sul fondo del mare col sole un po' rosso, col sole sta tramontando. Azione, lì non si dice azione, si dice no, è questo. No bodies in Ireland, no bodies in Ireland, stop, Umberto, please, once more, please. Insomma, no, si interrompeva sempre perché non si ricordava. Allora, alla fine, cosa ho fatto? Ho fatto il totale, sono riuscito a farlo, perché quello che dice, non interrompete, eccetera. Il primo piano di lui, ho messo un foglio di carta attaccato qui sul petto di Lovelock con tutte le battute scritte. In televisione si usa Gobbo, ma qui Gobbi non c'erano. E allora gli abbiamo scritto tutte le battute e lui guardava Lovelock e leggeva le battute. Quando poi abbiamo finito la scena, andavo da mia moglie e ha detto: tuo marito è un genio. E questa è stata una grossa soddisfazione. Ma che cos'è che ci fa fare del cinema? Forse questa depressione o l'istinto di conservazione. Noi si va a fare del cinema quando vivere è un problema, rifacciamo da capo la scena.